Molte zone del mondo soffrono in maniera drammatica i problemi del sottosviluppo. Dall'Africa all'Asia, milioni di persone combattono con la fame, la carestia, la siccità, le malattie. A fronte di questa tragedia, disumana e insostenibile, ci sono invece continenti e paesi che hanno raggiunto livelli di vita, di ricchezza e benessere che culminano in sprechi, sovrabbondanza, surplus. Questa disuguaglianza fra popoli, questo fossato fra nazioni ricche e nazioni povere, è una delle principali cause degli squilibri mondiali, dell'instabilità, del disordine che sembrano attraversare il nostro pianeta. Il cibo, l'alimentazione, la lotta alla fame sono stati i temi che Barack Obama ha affrontato in una secca e documentata relazione presentata a Milano al convegno Seeds and Chips. È stata la prima uscita ufficiale dell'ex presidente degli Stati Uniti dopo la fine del suo mandato. Il suo intervento ha rinnovato gli entusiasmi che hanno sempre accompagnato l'ex capo della Casa Bianca, che si è congedato dagli americani con un altissimo indice di gradimento. Il suo modo incisivo di rivolgersi all'uditorio, l'originalità del linguaggio, l'aplomb semplice ed elegante hanno coinvolto i presenti che gli hanno riservato un'accoglienza entusiastica. I posti, 3.500, erano tutti al completo. I giornalisti accreditati, 400 provenienti da ogni parte del mondo. Obama, secondo indiscrezioni, avrebbe percepito per il suo intervento 400.000 euro, ma l'organizzatore del convegno, Marco Gualtieri, non ha voluto confermare la cifra. L'Obama Day a Milano è stato seguito con grande attenzione dalle forze di sicurezza. Il programma degli spostamenti dell'ex presidente americano è stato circondato dal più stretto riserbo. Obama ha visitato la Pinacoteca Ambrosiana, il Duomo e il Cenacolo di Leonardo. Si è incontrato con Renzi, che è un suo stretto amico. Il capo della Casa Bianca accolse il premier italiano con calore e affettuosità durante la visita ufficiale del nostro presidente del Consiglio a Washington. Renzi ha detto che Obama può dare ancora molto al mondo. Il soggiorno in Italia di Obama si protrarrà più a lungo del previsto. Dopo l'incontro con Milano, metropoli europea che sta vivendo un grande momento produttivo, sociale e culturale, l'ex guida della maggiore potenza mondiale raggiungerà i paraggi di Siena, ospite dell'ex ambasciatore americano a Roma, John Philippe, che nell'incantevole scenario delle colline e dei vigneti ha una villa di pregio, custodita con cura, stile e signorilità.